Tessie? Vediamo che compaia. Vediamo se compaia. No, ancora c'è un bellissimo. C'è un bellissimo paesaggio. C'è un bellissimo paesaggio. Questo paesaggio qui è gennaio sulla testa nord del lago di Como. E quello lì è Colpo. Un attimo solo. Faccio così. Dovrebbe comparire immediatamente. Mette il suo tempo. Intanto abbiamo due schermi. L'ingegnerato mi segue con lo schermo basso, che è questo, e io lavoro con questo perché c'è una ragione di farvi vedere dei file che non possono essere trasmessi attraverso il vostro sistema, dobbiamo usare il nostro computer. Salve, io voglio partire con un concetto. Facendovi materializzare questo concetto in un'esperienza concreta, e questo concetto lo sintetizzo in queste poche parole. Se voi volete capire veramente fino in fondo, aprendo un universo di complessità notevole e di lavoro pesante, che cos'è l'opportunità che viene aperta da Building Information Modeling come metodo, come tecnologie, ma ancora di più come approccio cognitivo, dovete provare a mettervi in mente una parola, una slogan, brevissimo, due parole, virtual construction, costruzione virtuale. Perché il BIM, se applicato correttamente in modo radicalmente corretto dal punto di vista dell'approccio e del metodo, e le tecnologie sono solo uno strumento, questo consente di fare real-time virtual construction, cioè di fare tutto il ciclo di intervento dalla concezione, fattibilità, progetto, documentazione a valle del progetto geometrico, documentazione di cantiere, gestione del cantiere, fino alla costruzione definita attraverso il modello S-Built, fino alla manutenzione e gestione, fino all'esaurimento della vita utile dell'edificio e quindi alla sua demolizione e al recupero di tutti i materiali recuperabili. Cioè, in realtà, il nostro BIM non è una geometria, non sono immagini, non è tridimensionale. L'effetto, la rappresentazione geometrica tridimensionale che voi vedete è soltanto la casa, la residenza del sistema visibile, perfettamente interpretabile, efficace, ma è la residenza del sistema di dati che sta tutto dietro. Il vero vantaggio straordinario di Building Information Modeling è la capacità di gestire i sistemi di dati eterogenei, siano tanti, siano complessi, siano grandissimi a livello di big data, grosse banche dati, coordinandole all'interno di un sistema che consente di vedere in modo trasparente tutte le fasi di sviluppo del progetto e poi dell'intervento. Quindi il vero scopo di tutto questo lavoro che passa attraverso i software, e i software sono solo uno strumento, perché quello che conta è l'approccio di conoscenza che c'è dietro, tutto questo formidabile sforzo e tutto questo formidabile lavoro ci conduce allo scopo di fare virtual building, costruzione virtuale, oppure come nel caso che vi faccio vedere adesso, no? Che se volete in qualche modo è ancora meno ovvio e più difficile, virtual reconstruction, ricostruzione virtuale. È chiaro che noi, se abbiamo degli edifici storici, e adesso vi chiedete, ma perché questo qua ci viene a parlare di un edificio storico? Adesso vediamo. Se noi abbiamo degli edifici storici, non abbiamo niente da costruire sostanzialmente di nuovo, dobbiamo intervenire per consolidamento strutturale, ad esempio antisismico, restauro, ristrutturazione, rimessa in pristino, adeguamento normativo, valorizzazione con trasformazione d'uso coerente con l'aspetto di tutela e conservazione, magari regolata dalla sua indipendenza.
basti pensare che i software, per quello che vi farò vedere, non hanno le librerie. Certo che trovate le librerie delle finestre, certo che vi trovate le librerie delle finestre nei vari software che sviluppano un modello BIM, ma non troverete mica gli archi gotici, non troverete le finestre gotiche, non troverete i costoloni e le volte, non troverete i pilastri, le basi di pilastri, queste robe qua, anche io, una costruzione antica, no? Guarda un po'. E con più si va nell'antico e con più ogni opera è individuale. E quindi misurarsi sul terreno lì significa sfidare, è una sfida, il massimo di difficoltà possibile e immaginabile nell'incontrare il possibile, il probabile, e secondo me fortunatissimo incontro tra l'approccio cognitivo del BIM, sottolineo, non immaginate che sia tecnologia, non solo tecnologia, non immaginate che sia un software, se immaginate che sia un software, partite con il piede sbagliato, dopo un po' davanti a voi c'è un muro. Invece bisogna partire dal fatto che è un metodo ed è un approccio cognitivo per la gestione dell'intero processo e di tutti gli operatori di filiera, di tutti i passaggi di filiera dei dati, dalla concezione alla costruzione, all'esbuild, alla manutenzione e gestione delle demolizioni. E allora adesso guardiamo un edificio storico, dove il vero problema diventa reconstruction. No? E qui per esempio, adesso naturalmente c'è scritto tantissimo, ma mica vi leggo, sennò vi addormentate. Allora noi, siccome ci piace fare le cose difficili, proviamo ad affrontare un tema di ricostruzione su degli edifici abbastanza complessi e, se possibile, non lo facciamo neanche in un paese come l'Italia, che conosciamo bene. Andiamo in Francia e siamo in un posto, magari adesso qualcuno lo riconosce, dove ci sono delle costruzioni di origine, di diciamo, stile, tecnica costruttiva, modo culturale di concepire la costruzione e l'impiego dei materiali, che è di eredità gotica. Ok? Su noi, su questo ambiente qui, avevamo già fatto tutta una serie di operazioni con gli studenti. Qui per esempio vedete un bellissimo modello a destra che è in realtà una chiesa di laurea, vedete, perché poi io uso direttamente. Questo qui è una chiesa ipogea che viene fatta in una tesi di laurea, un modello BIM perfetto, eccetera, di una costruzione del nuovo. Eccolo qua. Andiamo avanti e magari qualcuno l'ha riconosciuto questo posto, vediamo un po'. Qualcuno conosce questo posto? No. No. Si vede che non siete troppo religiosi. Questo è Lourdes. E allora di fianco, vedete sulla sinistra, c'è la torre. Non è una torre campanaria, è una torre di accesso. E di fianco, sulla sinistra, c'è il fianco della basilica gotica di Lourdes. E qui sulla destra ci sono tutta una serie di edifici che sono la residenza dei cappellani, cioè dei preti che li si occupano delle missioni dei vari paesi. E poi c'è un gruppetto di persone, qua lo vedete, è un gruppetto di persone interessanti, dopo vediamo chi sono quelle persone. Andiamo avanti e chiaramente noi proviamo a modellare questi edifici qui e vi assicuro che, poi li vedremo meglio, ma vi assicuro che riusciamo a farlo. D'accordo? Riusciamo a modellare degli edifici che sono delle case costruite in stile, forme e modi costruttivi e materiali e ereditati direttamente dal gotico nel santuario di Lourdes. E naturalmente li rileviamo, studiamo nei particolari, nei dettagli e come vedete siamo in grado di restituirlo. Questo non è un disegno, è una sezione sul modello informatico, sul modello di. Eccola qua, questa qui è la cattedrale, sotto la cattedrale c'è la famosa porta delle apparizioni, le grandi braccia che consentono l'accesso, sotto qui c'è la Basilica del Rosario, poi vi ci porto, la Basilica del Rosario, e avete visto l'ambiente, c'è il fiume che passa, che ha fatto anche alluvioni, dietro qui, vedete questi tetti, magari si vede qualcosa, vedete? Dietro la cattedrale, lungo una strada in discesa che avete visto, ci sono questi tetti delle costruzioni che sono quelle delle residenze dei cappellani. Sulle residenze dei cappellani si applica questo esperimento. Cominciamo a vedere delle cose, sono abbastanza complesse le residenze, come vedete, sono tutte diverse, vengono rilevate, vengono modellate.
questa qui è una pianta che vi dice dove siamo a Lourdes, questa qui è la cattedrale, queste sono le residenze. Eccoli qua, siamo ritornati a queste diapositive. Chi sono questi personaggi, questo gruppo di persone? Sono 52 studenti del mio corso, del laboratorio di progettazione e costruzione dell'architettura, e siamo a Lourdes in stage presso ospitati dal santuario per fare l'esperienza della modellazione degli edifici. È chiaro che loro ci ospitano e però ottengono il modello degli edifici. Eccolo qua, visto dall'alto, questi sono gli edifici che modelliamo. Adesso vi facciamo vedere qualcosa. Eccolo qua ancora. Quello che vi ho fatto vedere finora, anche come modello, ma vi assicuro che vi farò vedere di più, sono tutti lavori di studenti, dove il lavoro che hanno fatto gli studenti è stato un lavoro di ricostruzione di tante cose, per esempio ricostruire la loro capacità di rilevare e capire come è fatto un fabbricato di stile gotico. Scusatemi, devo farvelo vedere. Di stile gotico, di modo di costruzione, materiali, tecnica costruttiva di cantiere, eccetera, che non ha niente a che vedere con le nostre tecniche. E questo qui è il modello sostanzialmente che mi hanno fatto gli studenti. Come vedete adesso vi ci porto anche dentro, magari vi fermo un po' davanti. Aspettate che qui bisognerebbe avere tre mani, io ne ho solo due, purtroppo, come vedete, è un limite. Eccolo là. Mi fermo un momento, si capisce che questo è un modello tridimensionale completo, perfetto, in tutte le sue parti, eccetera. È un lavoro di studenti del quinto anno di architettura. Ok? Adesso vi ci porto dentro, così vedete. Entriamo, guardate, tutte le pietre da taglio sono tutte modellate, non sono immagini, sono modelli. Ciascuna di queste pietre qua, che formano l'arco, è un oggetto virtuale, cioè è tridimensionale. Ha la forma geometrica giusta, se io lo clicco, lo separo, non in questo software, si separa dagli altri e apro la scheda di tutte le sue caratteristiche e attributi. Vi porto dentro, guardate, andiamo al di là della finestra, cerchiamo di evitare la pietra se possibile, ok, siamo entrati, andiamo dentro, vi porto a vedere dei locali, anzi, facciamo una bella cosa, usciamo dall'altra parte, siamo usciti dall'altra parte, a questo punto però dobbiamo girare indietro e ci abbiamo l'altro prospetto. Siete convinti che questo sia l'altro prospetto? Le grandi finestre ad arco sono scomparse, eccoci qua, ok. Questo non è un'immagine, non è tratto dal laser scanner, è completo nel senso che tutto questo lavoro è fatto, come vi dicevo, da studenti in un semestre, compreso gli esami e qualcuno qualche pezzetto di tesi di laurea, però hanno imparato soprattutto che cosa? Una tecnica costruttiva. Si sono chiesti, ma come è fatto quell'edificio lì? Questi qui, abituati al modo di costruire uno strano, non sapevano come si poteva immaginare e costruire questo oggetto. Invece questo oggetto che avete visto in realtà è di grande complessità. Ci rientriamo, usciamo dall'altra parte, un'altra volta. Anzi, vediamo dall'interno le finestre gotiche, siamo qua. Cosa hanno imparato qua gli studenti? Gli studenti sono del quinto anno, sono selezionatissimi, perché se sono arrivati lì sono selezionatissimi, sono motivatissimi, imparano un software di modellazione evoluto, che in questo caso è AutoCAD 18, imparano il senso di cos'è un approccio cognitivo e come si gestiscono i dati, imparano l'impiego concreto del software per fare il modello e poi per utilizzarlo per un progetto, perché non è che il loro lavoro sia stato soltanto quello di fare un modello. Naturalmente di questi modelli io ce n'ho 7-8, perché gli edifici hanno 7-8, gli studenti hanno 50, a gruppi l'hanno fatto. Esco. Allora, il senso di quello che io vi sto mostrando è esattamente il fatto che qui questi ragazzi, anche questa è un'immagine da modello, vedete? Adesso magari qui faccio un po' più di fatica a mostrarvelo. Queste sono foto in bianco e nero del modello che loro hanno fatto. E le case sono molte. Cosa hanno imparato i ragazzi? Hanno imparato una tecnica costruttiva, una logica costruttiva, come si impiegano i materiali,
diversi dalle nostre tecnologie usuali, ok, così continuano a vedere immagini. E soprattutto hanno capito come si può procedere a ricostruire lo stato di un edificio, le sue parti d'opera, i suoi elementi, le tecniche costruttive, facendo una specie di reverse engineering, avete sentito parlare, no? Quelli che studiano i motori degli altri, no? Cioè oggi una casa automobilistica con un ottimo motore, un nuovo modello, se ne compra un paio, l'altra casa concorrente fanno, lo aprono in tutti i pezzettini possibili immaginabili e fanno reverse engineering. Questo reverse architecture, credo che sia la prima volta che voi lo sentite nominare, ma cosa hanno fatto questi studenti, non grandi professionisti, hanno lavorato a sviluppare i modelli individuando le parti d'opera e le ragioni delle parti d'opera. Vi ho già fatto vedere qualcosa, immaginate per esempio qui, forse non è l'immagine migliore per farla vedere, è un edificio tipicamente, come avete visto, di una zona nord europea, ai piedi dei Pirenei, nevica molto, i tetti sono molto scoscesi in pendenza, il telaio, la struttura di legno che tiene il tetto è alta 7 metri e mezzo, ci sono dentro un piano e un sobbalco, che tra l'altro, incredibilmente, i padri cappellani che abitano qui hanno destinato, era ancora cambiato, l'ultimo piano del sobbalco a contenere niente poco di meno che la biblioteca e l'archivio, cioè una quantità di tonnellate di carta che voi non immaginate, in mezzo a bellissime strutture di legno dell'Ottocento. No? Allora, l'incendio, capisco, c'è anche qualcosa che segnala l'antigene, ma voi immaginate il terremoto qua, con quel carico linato qua, cosa hanno fatto? Compito dei ragazzi progettare la ristrutturazione, lasciare su le camere dei sacerdoti e portare nel seminterrato e al piano terra tutti i carichi seri. Okay. Pensate che qui i cappellani ci abitano, ci lavorano, ci studiano, eccetera. E qui vi faccio vedere che c'è uno studio di dettaglio. Sono studenti del quinto anno, però c'è uno studio di dettaglio di come è fatta la sezione di, non è lo stesso edificio, di un altro degli edifici. Gli edifici cappellani sono 7. Ok? Adesso, siccome l'orologio dice delle cose, io faccio più presto e vi faccio, vedete che non vi racconto le parole. Guardate qui, questi qui sono un'altra parte degli edifici, no? Ok, questa è una tavola di uno dei gruppi di studenti che su un edificio ha fatto tutta la modellazione. Questa è una foto, click, ok? Ma questo qui è il suo modello e questo qui sono le riproduzioni a diverse scale dall'alto del modello. Il modello è un oggetto chiave, è la chiave. Il modello, e qui spendo due parole senza, così mi guardate in faccia, il modello è la chiave, perché il modello è il quaderno che è in grado di restituirmi la complessità non solo degli oggetti, di tutte le parti d'opera, che il software considera oggetti isolati, li può considerare annidati, mette insieme un pilastro col suo capitello, oppure separati, un pilastro separato dal capitello. Sono oggetti individuali, a cui è collegata la scheda con tutti gli attributi. Ma soprattutto è un quaderno che non mi fa soltanto vedere gli oggetti tridimensionali, ma mi mette in chiaro tutte le relazioni. Cosa sono le relazioni? Le regole di associazione. Già difficile da scrivere. Però essendo un quaderno digitale lo consente. Con il link mi dice che non posso fare un pilastro che c'ha il capitello sotto, ce lo deve avere sopra. Se io metto il capitello e il pilastro sotto, esce un braccino dallo schermo e mi fa un brutto gesto, perché la regola è chiara che dice no. Non posso mettere un pilastro che non finisca in una fondazione che scarica i terri carichi, giusto? Perché contraddice una regola. Allora voi mi avete capito con un esempio cretino ma sostanziale, che il mio quaderno in cui sto scrivendo il mio progetto è un quaderno che mantiene tutti gli oggetti separati o associati come voglio con le loro regole. Se le regole le violo, tipo il pilastro non tocca la fondazione, perché
che sotto c'è un millimetro che io non ho visto. Quando lo metterò nel sistema di calcolo, nel motore di calcolo, impazzisce e mi dice che sono matto, perché è un pilastro che non tocca la fondazione, che lo fa. Okay? Perché non rispetta le regole. Io devo scrivere le regolette. Cos'è un modello digitale di un edificio? È un quaderno in cui sono scritti tutti i suoi oggetti e tutte le loro regole di associazione funzionale e di associazione nello spazio, e ancora tutti i contributi delle singole parti e gli attributi che appartengono all'insieme. Se io non ho un database relazionale che è in grado di consentirmi questo, non ce la riesco. Andando avanti, ecco qual è il senso della modellazione. La modellazione qui è spinta al massimo della difficoltà, disponendo di 50 bravi studenti motivatissimi per andare a verificare il senso, cioè su un edificio storico che esiste, dopo mi faccio dire uno più divertente per finire, no? Esistente, no? La complessità, come si affronta, come è possibile gestirla correttamente, nel pieno rispetto per esempio delle regole di tutela e conservazione, ma come è in grado di farmi capire com'è fatto l'edificio, la mia reverse architecture, la mia ricostruzione virtuale all'indietro per capire com'è fatto, o quindi come faccio correttamente a restaurarlo o a sostituire le parti o fare l'adeguamento normativo nel rispetto delle leggi di conservazione. Un altro esempio, Certosa di Pavia. Queste sono le volte della Certosa di Pavia, ma guardiamone una, va, che è carina. Come vedete, queste volte sono assolutamente irregolari. Questa di destra è la navata laterale. Vedete? Una delle unghie, quella verso il muro esterno, sotto ci sono le cappelle, c'ha un costolone solo, zoppo. La navata centrale c'ha un costolone, c'ha due gambe, non è zoppa, però il costolone aggiuntivo è solo per mezzo. Nella direzione longitudinale della navata non c'è questo, il che vuol dire che quando io vado a fare quel modello lì impazzisco, perché dal punto di vista, questa è la Certosa di Pavia, quella che si vede la chiesa, vedete, perché la Certosa di Pavia? Perché è un edificio di proprietà dello Stato. Allora qui oggi abbiamo due funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, del Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che il provveditore oggi è Lombardia e Emilia Romagna, che mi ha affidato su mia richiesta un edificio pubblico su cui far lavorare gli studenti, e naturalmente i funzionari dell'ufficio li avete qui e hanno offerto tutta la collaborazione su questo e su altri, poi vedrete altri. Bene, ecco la chiesa, naturalmente la modellazione, anche qui 25 studenti, fatta sulla parte anteriore, cioè sulle quattro campate del braccio d'accesso. In dettaglio si cominciano a modellare le volte. Guardate queste volte qua, completamente irregolari, di forme gotiche, no? E bisogna farle. Credete che ci sia nelle librerie di qualche software questa roba qui? No, non esiste. Bisogna costruirlo. Come? Provando, riprovando con l'abilità e la motivazione degli studenti e il sostegno dei docenti. Si comincia a prendere forma, vedete che ci sono tutte le volte. Ok, guardate queste forme qua, sono corrette, qui vedete l'intradosso, l'estradosso, pardon, però poi si vede anche altro, ok? Questo lo vedete? Ok? Adesso vi faccio divertire un attimo, aspetta un momento, facciamo così, poi concludo perché il tempo è importante per tutti. Mettiamo dentro questo, ce lo guardiamo un attimo e vediamo un lavoro di studenti. Guardate che questo qui è il lavoro di gruppi di 3 o 4 studenti. Quindi io di modelli, siccome ci avevo, facciamo 8 gruppi? Sì, dovevo avere 8-9 gruppi, di modelli ce n'ho un certo numero, come voi capite, ok? Adesso vi porto lì e andiamo a guardare dentro la nostra Certosa. Okay? Naturalmente ci sono solo le prime 4 senza la facciata marmorea. La facciata marmorea la vediamo dopo, là in fondo è immodellabile, è una trina, un ricamo di marmo, cioè, ci
può modellare, è fatta con la scanner, ma non è il nostro mestiere. Il nostro mestiere è modellare la carne, le ossa, i tendini, i muscoli di questo edificio, ed eccolo qua, questo edificio, le prime quattro campate, lo vedete? Siete convinti? Ritroviamo le nostre volte, sì. Allora, la volta zoppa della navata laterale, la volta non zoppa, ma anche qui è regolare. Vi assicuro che le forme geometriche sono corrette. Sono corrette. Guardate i pilastri, i capitelli, le basi di colonne. Vi porto fino alla facciata. La facciata è una foto, è immodellabile. Guardate le sculture. È un mestiere diverso. È una roba da scultore. Ma noi i corpi edilizi l'abbiamo. E vedete qua le cappelle laterali. Nelle cappelle laterali ci sono ovviamente gli altari. Non ce n'è uno uguale all'altro. Siete convinti che non ce n'è uno uguale all'altro? Vediamone un'altra. Ops, per successo sono passato sotto il pavimento. Vediamo un po', andiamo a vedere una cappella dall'altra parte. Allora, ce n'è una là, bella. Aspetta, scusate. Qui, come capite, dovrei, vi ho detto che dovrei avere tre mani, ma insomma, faccio quello che posso. La scienza ha classificato i quadrumani, le scimmie, ma i trimani non ancora, ecco qua, vedete che questo altare è completamente diverso da quello precedente, giusto? Giusto, sta in un'altra cappella, le cappelle sono 14, con 14 cappelle, 16 altari, lavoro di tutto questo. Bene, usciamo, concludo la mia parte, naturalmente ce ne avrei ancora tante di cose da dirvi, ma direi che l'essenziale ve l'ho riassunto. Vi faccio grazie di tutte le paroline che belle che ci sono qua, aspetta che andiamo qua. Di modelli, come vi dicevo, vedete come si costituisce il modello? A pezzi. Guardate questa immagine qua. Questa immagine qua fa vedere, la mettiamo in primo piano, no? Vi fa vedere che il modello progressivamente si costituisce nelle sue parti, no? Vedete? Qui ci sono le volte laterali, anzi le cappelle con le volte normali, quelle sono semplici, ci sono i costoloni su cui sono stati tessuti, su cui sono state tessute le volte di mattoni irregolari, ok? E vedete che sono archi gotici, sì. Quanti? Questi. Quelli trasversali che formano i costoloni non sono gotici. Sono tutto sesto. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Sono tutto sesto. Come hai potuto, come fatto a saperlo? Ricostruendolo. Se noi non l'avessimo ricostruito digitalmente, quali misure pazzesche, non abbiamo neanche i mezzi per fare le misure. Invece sono tutto sesto. E questo fa capire l'incredibile intelligenza degli architetti delle maestranze che dal 1400 50 o 70 hanno cominciato a costruire la Certosa di Pavia. Questo qui è un altro modello. Guardate, questo qui è un modello fatto da un altro gruppo di studenti ed è sbagliato, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Perché è sbagliato? Perché non riescono nella tecnica che loro hanno inventato per costruire le volte gotiche, non riescono a ridurre lo spessore. Non riescono, vedete? E hanno fatto le volte di mattoni spesse 1,5 metri, che non esiste. Però dal punto di vista dell'intradosso è assolutamente perfetto. Dopodiché l'hanno messa a posto, però se lo sono inventato loro, prendete l'ordine del titolo lo stesso, come voi capite, no? Guardate qua, tutto l'apparato ligneo che si è stradellato, cioè il modello tridimensionale, non basta, l'abbiamo portato in un altro software. Questo software che vedete non è più il software originario, non è più ATK18, è Altplan. Come l'abbiamo fatto con l'interoperabilità IFC. Questa è la nostra volta gotica centrale, no? Della navata centrale. È stato convertito in IFC, portato in Solibri. Solibri Model Checker è un software che controlla la correttezza del modello. È verde, non rosso, vuol dire che gli piace tutto. Andiamo avanti. Gli piace tutto, lo portiamo, cominciamo a portarlo in Altplan e qui vedete, adesso facciamo la svelta, e qui vedete questa roba qua non è più. Ma vi ricordate gli altari diversi da là? Eccoli lì, non hanno rifatti, convertito attraverso IFC, attraverso
attraverso il software interoperabile open source, che ha preso l'intero modello di tutti i dati, gli ha cambiato la scrittura e l'ha fatto leggere da questo qua, e questo qua funziona perfettamente. Basta così per